Bella regà, bentornati sul canale. Manco il tempo di un'ora e già sto a fare un altro video. Dai regà, così si fa. E voglio portare più video possibili, anzi, anche perché mi voglio colmare tutte le lacune per quelli che vogliono comprare questi giochi che sono usciti oggi, 17 novembre, venerdì, vi ricordo. E a quanto sembra per me, regà, sto giorno, a parte che non ci credo, non so, sono superstizioso, eccetera. Però comunque sia, per un po' di inizia meglio. Il Nintendo 2DS XL è con la che sottocarica Pokéball Edition. E mo, sto bel Pokémon Ultrasole, edizione limitata, lo vado subito a scartavetrare. Vi ricordo, per coloro che mi seguono solo ed esclusivamente per le carte Adrenaline, eccole qua, già ce l'ho pronte. E faccio vedere perché sennò mi dite... Cioè, veramente mi date le bugiarde, ci sono due giorni che mi stai a dire che ci stai a dire che ce le porti, e che qua, c'ho già pronte a portarvele nel video prossimo dopo questo, è promesso. Allora, con l'ausilio e l'aiuto della Cortelloschi, perché io vorrei che veramente sono troppo fissato per poi questa è un'edizione limitata, parliamoci chiaro, dovrei mettermi i guanti addirittura, però sinceramente mi sembrava una cosa eccessiva, però comunque sia... Eccolo, non mi va di starla a rovinare, di carità, anche perché se un domani, non sono un collezionista, però se un domani lo volessi vendere, quantomeno è in perfette condizioni, no? Come l'ho acquistato. E parliamoci chiaro, magari posso, c'è quel collezionista che si è comprato perché a prezzo pieno non lo vuole, però se lo ritrova magari a prezzo come si deve, no? Ok, questa è la scatola, non l'ho mostrata, però vabbè. Chi se ne parliamo se chiaro, a noi ci interessa il contenuto. Come dicevo nel precedente video dell'apertura del new Nintendo 2DS XL, all'inizio avevo pensato di prendere. Aspetta, fammi abbassare un po' qua. Avevo pensato di prendere la Standard Edition, parliamo se chiaro, che è questa qui come. Aspetta, ci faccio un po' di ordine perché sennò pare brutto, dico manchi zingari, un attimo solo. Allora, questa la mettiamo qua, così ci ricorda che sto a fare unboxing del gioco Ultrasole. Questa è la scatolischia, bella come si presenta. Ecco, è formato standard. Ecco, io mentre questa mi stavo andando a prendere in sostanza. E vabbè, la apro, vediamo un po' che c'è, che ci ricorda, che c'è, che c'è, che c'è, che ci troviamo dentro. Spero di non far vedere nulla di strano. Non credo, comunque, vabbè, la vado ad aprire. Eccola qui, la cartuccia. No, meno male, in italiano. No, ma che in italiano? Ultrasan, ma dico più da. Oh, ma fate uno sforzo, metteteci Ultrasole, Ultrasan. Roba da matti. Vediamo un po' che c'è sta qua dentro. Pubblicità. Pubblicità sulle carte Pokémon. Aspetta, fammi vedere meglio, però c'è troppa luce, troppo riflesso, eccetera. Nintendo Shop, Free Demos. Mi raccomando, non ce lo mettiamo in italiano e il manuale di istruzioni, se così si può chiamare, informazioni importanti. Vabbè, comunque, questo è ciò che si trova all'interno della confezione standard, mentre nell'edizione limitata c'è, cioè, oltre quello sta la confezione standard, ovviamente c'è la steelbook. Eccola qui, in metallo, come si presenta, la vado ad aprire. Ah, che spettacolo. Considerate, raga, io questo gioco l'ho preso all'ultimo minuto, nel senso non l'ho prenotato, perché chi prenotava da Game Stop, io ripeto, l'ho acquistato, 51 euro, sì. Chi acquistava la Standard Edition riceveva in omaggio un codice per sbloccare 12 quick ball, quindi le ball, come si chiamano, mannaccia miseria, ma è tanto tempo che non c'è gioco, raga, che non gioco a un videogioco dei Pokémon. Questa è la porta buona, so giocherà mio nipote sicuramente, però io ogni tanto io mi butto un caciara, ci cioè provo pure a giocarmelo, sono curioso, se no mi compro Pokémon Sole a 20 euro e via, passa la paura, perché quello non l'ho giocato, stessa cosa pure mio nipote, però giustamente io ho comprato questo e so gioca da inizio alla fine. Vabbè, basta blaterare, penso di aver detto tutto, regà, porco dinci che spettacolo, famo così. Cioè, veramente è un acquisto che per l'amante dei Pokémon, vedi che la verità merita di essere fatto. E non mi resta che augurarvi un buon gioco a tutti quanti, chi acquisterà, chi ha acquistato e chi acquisterà il gioco. Fatemi sapere chi lo fa, perché sinceramente sono curioso, magari se scambiamo i codici del Nintendo, così da giocare insieme, ma non lo so sinceramente, sono un po' impreparato. Basta così, grazie per aver guardato il video, regà, tra poco, ripeto, per quelli che mi seguono per le carte Adrenaline, vi porto le carte scambio, regà, non è cosa da poco, finalmente mi sono deciso e ora era arrivato il momento. Buon proseguimento e a più tardi, regà, ciao ciao!